Fossombrone oggi un pareggio senza reti tra due belle squadre. Si inizia con un commosso ricordo di Totò Schillaci, ma nel silenzio del Bunci c'è anche il ricordo di Francesco Bernabucci. Due gran belle persone che purtroppo ci hanno lasciato troppo presto. Fossombrone che deve fare a meno da tanto tempo di Pagliari, che comunque ha partecipato al riscaldamento pre-partita, di Fraternali, Broso e Kierke Mateng, si schiera con 4 in difesa, 4 a centrocampo, con Conte a macinare chilometri sulla destra e il 18enne Torri e Casolla di punta. Rispondono i molisani con due centrali, due terzini molto mobili sulla fascia, con difesa che passa da 3 a 5 con rapidità, Colarelli di raccordo tra difesa e centrocampo, Barone e Cancello di punta. Dal 12esimo primo brivido, batti e ribatti in area del Fossombrone, Barchi cerca il gol, angolo. Il Fossombrone cresce con manovre ariosi e piacevoli, al 23esimo è Conti, caparbio, intelligente e preciso, che dà la palla buona a Casolla, che però al momento di concludere si allunga il pallone e getta al vento l'occasione del vantaggio bianco-blu. Ma del Termoli c'è poco da fidarsi, alla mezz'ora in un classico contropiede i molisani riescono ad andare in attacco 4 contro 4, l'ultimo passaggio però è in pratica un passaggio al portiere. Al 34esimo la cosa più bella della partita, gli ultras del Termoli mostrano uno striscione che ricorda il giovanissimo Francesco, il tifoso del Fossombrone che non c'è più, bravi. Al 43esimo ci prova ancora il Fossombrone, testa di Satalino e palla che sfiora il secondo palo con comunque l'estremo difensore Palombo al controllo. Si va a riposo con un giusto 0-0, ripresa subito due lampi, uno per parte, al quarto è il Fosso che ci prova con un colpo di testa di Giunchetti e 3 minuti dopo una decina di passaggi giallorossi del Termoli portano Tracchia, classe 2007, al colpo di testa, nessun problema. Iniziano i cambi, partita comunque in equilibrio e al 19esimo bella azione degli uomini di Mister Fucili, Casolla da lontano, nessun problema per Palombo, ma l'azione corale merita gli applausi. Applausi anche il 22esimo, ancora un'azione corale, ancora Casolla, fuori di poco. Trascorrono i minuti, gli uomini di casa si concedono qualche piccola distrazione ma cercano anche il gol di vantaggio e dopo 5 minuti di recupero l'arbitro decreta la fine della partita. L'arbitro signor Paccagnelli di Bologna, in pratica non si è visto, e quando succede così vuol dire che sia i giocatori che l'arbitro stesso sono stati corretti e bravo. Fossombrone 0, Termoli 0. Penso che alla fine il risultato sia giusto, però io guardo la prestazione, conoscendo un po' anche la nostra situazione, le difficoltà che abbiamo, soprattutto sto parlando anche a livello di infortuni, credo che più di questo oggi facevamo fatica a fare. Chiaramente si può fare sempre meglio, però io sono molto contento della prestazione dei ragazzi. Prendiamo questa situazione come opportunità per vedere altri ragazzi, anche oggi hanno esordito altri due giovani, 2006, quindi è un po' quella che è la politica. È chiaro che alla lunga poi resta difficile, come oggi magari, avere anche la possibilità di poterla cambiare, si poteva fare qualcosa di più magari alla fine, però ripeto, io valuto la partita è stata combattuta, entrambe le squadre hanno provato fino alla fine e hanno finito entrambe con grande stanchezza, quindi vuol dire che sul campo si è dato tutto e bene così andiamo avanti, pensiamo subito a Sora e cerchiamo di ricaricare le pile in settimana, sapendo un po', ecco, di dover soffrire, e speriamo che questi infortuni un pochino ci lasciano un po' di tregua. No, alla fine è un pareggio importante perché su un campo davvero difficile, con una squadra ben organizzata. Insomma, credo che è una partita dove è stata aperta, dove entrambe le compagini abbiamo giocato a viso aperto, abbiamo cercato di vincerla fino alla fine, sia noi che loro. Credo che è un ottimo punto per noi. Tutto benissimo, forse qualche volta un po' l'ultimo passaggio, un pochettino di precisione in più. Sì, no, nel primo tempo abbiamo mosso bene palla, riusciamo ad andare da un settore all'altro nel modo giusto. Poi, come ha detto lei, giustamente ci è mancato quel qualcosina finale, una volta il controllo sbagliato, qualche volta un appoggio, la scelta leggermente non giusta, però i ragazzi sono comportati bene, hanno fatto quello che comunque gli abbiamo chiesto e gli faccio i complimenti.